Oggi non ci fai vedere il tuo soffitto? No, oggi no. Eravamo affezionati al tuo soffitto. Niente, va bene. No, oggi no. Va Ci eravamo bene. affezionati al tuo soffitto. Perché qua c'è anche l'eco, come se non bastasse. Ok. Cantiamo. Angelo della Madre. Piero, Vittoria, Chiara, poi vediamo su Facebook, qui Rosario e Stefania.
Luigi, Hare Krishna Luigi. Il rosario, che Stefani. Hare Krishna, Suda Sika Prabhu, Nitai Prabhu, Hare Krishna, Fabrizio, Fabio, Matteo, e altri nomi, altri devoti di cui non leggo il nome. Ok, oggi leggiamo una lezione di Srila Prabhupada tenuta a Nuova Delhi, a Delhi, il 3 novembre 1973, sulla Bhagavad Gita 3.9, che è il verso che abbiamo letto ieri. Desire which binds us in common Ah, verso ieri, Yagyartat karma non nyatrallo koyam karma bandana, verso 3.9, in cui Krishna dice, dice, l'azione deve essere compiuta come sacrificio a Vishnu, altrimenti lega il suo autore al mondo materiale. Per questa ragione, o figlio di Kunti, compi i tuoi doveri per la soddisfazione di Vishnu e resterai per sempre libero dalle catene della materia. This verse is explained in another place. The verse is Jagnyatri Karmanatra Rupan Karmavara. Jagnyatri, Jagga means God. Jagapati, one name. God has got various names. One name is Jagrapati. So you have to for Jagrapati. That is nice. Yagyarte karma non nyatralo koyam karma bandana. Yagyarte, yagya significa Dio. Yagyapati è un nome. Dio ha vari nomi. Un nome Yagyapati. Quindi dovete agire per Yagya. Questa è cosa buona. The example that I gave you the other day, there is soldier, he's fighting and killing many enemies, or killing many persons, but he's not responsible for killing. L'esempio che vi ho dato l'altro giorno, che un soldato combatte e uccide molti nemici o uccide molte persone, ma non è responsabile di quell'uccisione. The same man, when he's not fighting for the country or for the government, if he kills one man, he is hanged. Lo stesso uomo, quando non combatte per il paese o per il governo, se uccide qualcuno, viene condannato, viene impiccato. Deve essere impiccato. Cercate di capire. Because he's fighting or killing on the order of higher authority, the government, he's not responsible for all these things. Cercate di capire, poiché combatte e uccide per ordine di un'autorità superiore, per esempio il governo, non è responsabile di tutti quegli omicidi. Rather, sometimes he's recognized by giving some medals, or you have killed so many enemies. Anzi, a volte viene anche riconosciuto, ricevendo una medaglia. Bene, hai ucciso tanti nemici, ottimo. And similarly, if he kills outside the country, at home, that is also enemy. Nobody kills nobody unless the other is his enemy. But he will hang. If you ask,
Però se uccide fuori dal campo di guerra, in casa per esempio, anche se gli entra un nemico, certo nessuno uccide nessuno a meno che l'altro non sia considerato un nemico, eppure verrà impiccato. Using the ore that in the battlefield I killed so many enemies, I was given recognition. But at home I killed only one enemy and for which I am going to be hanged. What is this law? E se in tribunale volesse sostenere, ma sul campo di battaglia io ho ucciso tanti nemici e mi avete dato anche un riconoscimento, a casa ho ucciso soltanto uno e sarò impiccato per questo, ma che legge This argument will not stay. è? Questo argomento non reggerà. Law on authority's order. If you do something, you are not responsible. Quindi per ordine di un'autorità superiore, se tu fai qualcosa non sei responsabile. That's why although was in the beginning not willing to fight. That was his personal satisfaction. He was considering in terms of his personal satisfaction. Proprio come Arjuna, Arjuna all'inizio non era disposto a combattere e lo faceva per la sua soddisfazione personale, cioè lui stava considerando l'intera cosa in termini di sua soddisfazione personale. And later on, the same Arjuna, he wanted to satisfy Krishna and he fought and he became a great devotee. Più tardi però lo stesso Arjuna volle soddisfare Krishna e lottò e divenne un grande devoto. This is the secret of all activities. We are all parts and parcels of the Supreme Lord. Therefore, our business is to act in such a way that the Supreme Personality of Godhead is satisfied. Questo è il segreto di tutte le attività. Siamo tutti parti integranti del Signore Supremo, quindi il nostro compito è agire in modo tale da soddisfare Dio, la persona suprema. Questo There is such a something. è il successo della vita. That is described in another place in the Srimad Bhagavatam. Apakumbhi vijasreshtha varnasam vivadasam. Sarvasthitasya dharmasya samsiddhi paritosha. This was spoken by Sukadushani in the assembly of great saintly persons and Brahmins. And he addressed the Brahmins, Vijasreshtha, the best of the Brahmins. The best of the Brahmins because Ciò è descritto in un altro passo dello Srimad Bhagavatam, Atta Pumbir Dvijashrishta Varnashrama Vibhagasha, Svanustitasya Dharmasya, Samsiddhir Aritoshanam. Questo verso fu pronunciato da Suta Goswami ad un'assemblea dei grandi saggi e di Brahmana, e si rivolse Brahmana, Dvijashrishta, o migliore tra i Brahmana. Especially addressing the Brahmins. Perché effettivamente lui si rivolgeva soprattutto ai Brahmana. The thing is that unless one has attained the Brahminical qualification, it is very difficult to understand what is spiritual life, what is spiritual success. Perché effettivamente il fatto è che a meno che non si siano ricevute le qualifiche brahminiche, è molto difficile capire che cos'è la vita spirituale, che cos'è il successo spirituale. Brahmajnanati iti Brahma, that is also explained. Brahma-bhuta prasanna-atma na-sochati na-phantati samas-sarveshu-bhuteshu madhavati-lavati-param. Brahma-realization, I am not this body, I am spirit soul, part and parcel of God. When we understand this position, then we are liberated from the reaction of formality.
on material activities. Brahma Janititi Brahmana, questo è anche spiegato in Bhagavad Gita 18:54, Brahma Bhuta Prasannatma, Anashachatina Kankshati, Sama Sarvesha Bhuteshu, Madbhaktim Labhate Param. Realizzazione del Brahman è questa, ovvero io non sono questo corpo, sono anima spirituale, sono una parte integrante di Dio. Quando comprendiamo questa posizione, allora siamo liberi dalle reazioni del karma, ovvero dalle attività materiali. So, Sudha Goswami addressed this assertion, not only Brahmana, but the best of E così Sutta Goswami si rivolse ai Dvija Shrestha, non solo ai Brahmana ordinari, ma ai migliori tra i Brahmana. Brahmana means Krishna consciousness. One who knows the Supreme Personality of God. Migliori tra i Brahmana sono, significa coscienti di Krishna, coloro che conoscono Dio, la persona suprema. Brahmana means one who knows the spirit distinguished from the matter. Brahmana significa colui che conosce lo spirito distinto dalla materia. Brahmana is the Brahmana. But when he understands the Supreme Brahma, Param Brahma, Krishna, then he actually becomes Brahmana Vishnu. Ma quando comprende il Brahman supremo, il Parabrahman Krishna, allora diventa effettivamente Brahmana Vaishnava. Brahmana should advance further to become Vaishnava. Un Brahmana dovrebbe avanzare ulteriormente per diventare Vaishnava. Therefore, one who is Vaishnava, he is already a Brahmana. Quindi chi è un Vaishnava è già un Brahmana. This is the Brahmana. Questo è da capire. So, Sudha Goswami said, all the great Brahmanas present here, Brahmanas, whom we deserve the best of the Brahmanas. Quindi Suta Goswami disse: O grandi Brahmana qui presenti, Brahmana, Atapum Birdvija Shrestha, i migliori tra i Brahmana. Atapum Birdvija Shrestha, Varnasrama Vivaras. There are divisions in the human society. There should be divisions of what the activities for the most intellectual person. That should be a division. That is called Atapum Birdvija Shrestha Varnashrama Vibhagasha. Ci sono delle divisioni, nella società umana dovrebbero esserci tali divisioni del lavoro, le attività. Ci sono le attività per la persona più intellettuale, dovrebbe essere per esempio una divisione, la prima, alle attività per la persona più intellettuale. Questa è, dovrebbe, ok, questa è chiamata divisione brahminica. Brahma religion. The activities of the politicians and administrators, that is called Kshatriya religion. The activities of the mercantile people, that is called Vaishya religion. And ordinary worker, they get some salary for serving the master, they are called Shudras. Quindi c'è la divisione dei Brahmana, poi ci sono le attività dei politici e degli amministratori, è chiamata divisione Kshatriya, poi ci sono le attività del popolo mercantile, chiamata divisione Vaishya, e i lavoratori ordinari che ricevono un salario per servire il padrone e sono chiamati Shudra. So in this way, everybody has got his duty. The Brahmana has got his duty. The Kshatriya has got his duty. The Vaishya has got his duty. And the Shudras also, they have got also duty. Quindi tutti hanno il loro dovere. Il Brahmana, lo Kshatriya, i Vaishya, i Shudra hanno tutti i loro doveri. Similarly, Brahmachari, he has got his duty. And the Grihastha householder, they have got their duties. And Vanaprastha retired guy, they have got their duties. And the sannyasi, renounced order, they have got their duties. Allo stesso modo Brahmachari,
Il brahmacharya ha i suoi doveri, il grihasta, il capofamiglia ha i suoi doveri, il vanaprastha, vita ritirata, anche loro hanno i loro doveri, e i sannyasi, coloro che sono nell'ordine di vita, l'ordine di rinuncia della vita, hanno i loro doveri. What is called Bolo, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And the second division is called Asa. So Vedic civilization means Bolo and Asa. The human society divided into Bolo and Asa. So everyone has got his particular duty. La prima divisione è chiamata Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. La seconda divisione è chiamata Ashram. Quindi civiltà vedica significa Varna e Ashram. La società umana è divisa in Varna e Ashram. Ognuno quindi ha il suo compito particolare. Therefore, Sudha Goswami said, Atat Pungi Vijasrish, oh, the best of the black, Varnasa Vibhava, caste or division of the society, social division. Perciò Sutta Goswami dice Atta Pumbir Vijashresha, o migliore tra i Brahmana, Varnashram Vibhagasha, ogni Varna. Si rivolge poi ad ogni Varna, casta o divisione della società, divisione sociale. Anasva means spiritual division. Varnasva Vibhava has their divisions. So, Samushtita Sattva, everyone has got his duty to do something particular. But whether he is perfect in discharging that duty, that will be considered when Samushtita Sattva, perfection, what is that? Paritosana, whether you have satisfied the Supreme Personality. Quindi tutti hanno i loro doveri, hanno un particolare compito da svolgere, ma quando il loro compito può essere considerato perfettamente svolto? Svanushtitasya dharmasya, samsiddhi perfetto, quando lo sarà? Haritoshanam, se attraverso le loro azioni, il compimento dei loro doveri, soddisfano Dio, la persona suprema. It is very easy to understand. Molto facile da capire. Because any office or any place, there is the supreme man. So, he by one service, he satisfies the supreme. The guiding big offices, there is record of service. What kind of service an employee is rendering to the establishment to the government, there is a body and he is the government. That this is the system in our ordinary life. È molto facile da capire, proprio come in ogni ufficio o in ogni luogo, ovunque, c'è sempre un capo, Supreme Man, c'è un capo. Quindi, se con il proprio servizio si soddisfa il capo, come nei grandi uffici, no? Il capo prende nota. Il tipo di servizio che un dipendente rende all'azienda, poi viene riportata questa nota al governo e viene riconosciuto. Questo è il sistema nella nostra vita ordinaria. Similarly, the human society, whatever they may do, that is all right. Because everyone has to do something, even for keeping body and soul together. But after doing something, the activities should be tested whether by such activities the Supreme Lord is satisfied. Then, is free from the reaction. Qualunque cosa facciamo va bene, perché ognuno deve fare, tutti devono fare qualcosa, fosse anche soltanto per mantenere il corpo e l'anima insieme, va bene. Ma dopo aver fatto qualcosa, le attività dovrebbero essere testate, verificate,
per capire se il Signore Supremo è soddisfatto di quelle attività. Se lo è, allora si viene liberati dalle reazioni. There are two kinds of reaction of any activity. Pious and impious. A pious activity, that is also bondage. An impious activity, that is also bondage. Ci sono due tipi di reazioni ad ogni attività. Ci sono le attività pie e le attività empie. Anche le attività pie sono schiavitù. Le attività empie certamente sono schiavitù. But among pious and impious activities, there is another activity which is called devotional activity. If one performs devotional activities, he is above the control of this material nature. Ma al di sopra delle attività pie ed empie ce n'è un'altra che si chiama attività devozionale. Chi svolge attività devozionale è al di sopra del controllo della natura materiale. The material nature is being controlled by three qualities: sadaguna, goodness, passion, and ignorance. La natura materiale è controllata da tre qualità: sattva-guna, rajoguna, tamoguna. Ovvero bontà, passione e ignoranza. But one who acts on account of the Supreme Personality of Godhead, then he becomes free from the reaction of these qualities. Ma chi agisce per conto di Dio, la persona suprema, si libera dalle reazioni di queste qualità. That is called karmani kavala. Although the devotee is seen that he is very active, but his activities are not like material activity to result in some past result or impast result. Both of them are bonded past and impast things. Questo è chiamato karma nyakarma, akarma. Anche se vedi un devoto che è molto attivo, le sue attività non sono come quelle materiali, che portano a qualche risultato pio o empio, e perché entrambi sarebbero schiavitù, sia le attività pie che quelle empie. So if we become bound up by past and past activities, then we will have to accept this material body, karma bandha. E se rimaniamo intrappolati nelle attività pie o empie, allora dovremo accettare questo corpo materiale, karma bandhana. Material body, as soon as you accept this material body, you are under the laws of material nature, especially birth, death, old age and disease, so you become powerless. E il corpo materiale, non appena lo accetti, sei subito soggetto alle leggi della natura materiale, in particolare alla nascita, alla morte, alla vecchiaia e alla malattia. Therefore, this human form of life is specially made for to get freedom from this bondage, birthday and old age. The people do not understand. E quindi si rimane legati alla malattia, alla vecchiaia, alla nascita, alla morte. Pertanto, questa forma di vita umana è destinata soprattutto a liberarsi da questa schiavitù della nascita, della morte, della vecchiaia. Ma la gente non lo capisce. Their brain is so packed up with material things that they have become just like animals. They cannot understand. Ma il loro cervello è così pieno, intriso di cose materiali, che sono diventati proprio come gli animali. Non riescono a capire. But anyway, unless one understands the spiritual significance of life, he is just like animal. Ma in ogni caso, a meno che non si comprenda il significato spirituale della vita, un individuo è proprio come un animale, Saeva Gokara. Anyone who is acting on the bodily concept of life
without any spiritual understanding, he is nowhere than heaven. Gokara, lo Shastra, lo Srimad Bhagavatam, afferma Gokara. Gokara significa animale, Go in particolar modo significa mucca, Kara significa asino. Quindi chiunque agisca in base al concetto corporeo della vita, senza alcuna comprensione spirituale, non è migliore di un animale. Eppure si sente soddisfatto, come l'animale che viene mandato al macello, si sente comunque soddisfatto, non lo sa, sto per essere macellato, sì, sono in questo gregge, in questa mandria, ma l'unica cosa che sta succedendo è che sto aspettando di essere sgozzato. E così come gli animali, così come le mucche vengono condotte al macello e altri animali vengono condotti al macello, così chiunque sia privo di coscienza spirituale, ovvero senza coscienza di Krishna, dovrà essere macellato secondo le leggi della natura materiale. Ma non lo sanno. Proprio come gli animali, anche se vengono macellati, non capiscono. E un umano non si scusa, non si pente. Questa è la posizione dell'attuale società umana. So there is great need of this Krishna consciousness moment. People are so fallen, they are reluctant to even to hear about this Bhagavad Gita, where everything is explained. They are living like animals. Quindi c'è un grande bisogno di questo movimento per la coscienza di Krishna. Le persone sono così cadute, sono così riluttanti anche solo ad ascoltare la Bhagavad Gita, dove ogni cosa è spiegata. Vivono come animali. So it is our duty to awaken them. That is the meaning in that. Quindi è nostro dovere risvegliarli. Questa è l'ingiunzione vedica. L'ingiunzione vedica consiste nel risvegliarli, dormono nell'ignoranza. Proprio come un uomo quando dorme ignora tutto ciò che accade intorno. Sta dormendo profondamente. So therefore the Vedic Vinyasa Upanishad say Uttishtata Jagrata Prakavaran Please get up. Here for this human form of body. Now you get up and get out of these clutches of cycle of birth and death. Quindi l'ingiunzione vedica, le Upanishad, dicono Uttishtata Jagrata Prapyavaran Nibodata. Per favore alzati. Ora hai ottenuto questa forma di vita umana. Alzati ed esci dalle grinfie del ciclo di nascita e morte. Unfortunately, they have become so dull that they cannot understand. So, people should be trained up how to be conscientiously, especially in Krishna consciousness. Sfortunatamente le persone sono diventate così ottuse da non riuscire più a capire. Quindi le persone dovrebbero essere addestrate a vivere coscienziosamente, specialmente intendo nella coscienza di Krishna. That is all the problem for that. Otherwise, he is committing suicide. That is part of the
risolverà i problemi della vita, altrimenti si suicideranno. Questo è il verdetto degli Shastra. Noi. He said that if we're performing some activity, we must that activity must be tested to see if we're Krishna's pleased. But what is the test? Ah, che bella domanda. Si vede che questa signora era molto attenta e ha fatto una domanda molto intelligente. Allora, hai detto prima che se stiamo svolgendo qualche attività, quell'attività deve essere testata per vedere se Sri Krishna è soddisfatto. Ma qual è questa prova? La ricordate che Prabhupada l'ha detto, Quindi spiritual master is pleased, Krishna is pleased. That you are singing daily, Jasa Prasada, Bhagavad Prasada, Jasa Prasada, another thing. If the spiritual master is pleased, then Krishna is pleased. That is the test. If he is not pleased, then he has no other. Se il maestro spirituale è soddisfatto, anche Krishna è soddisfatto. Lo canti ogni giorno, Yasya Prasada Bhagavat Prasado, Yasya Prasada Nagati Kutopi. Se il maestro spirituale è soddisfatto, anche Krishna lo è. Questa è la prova. E se non è soddisfatto, vuol dire che non sei sulla buona strada. Questo That's very simple to è understand. molto Suppose semplice da anyone is capire. working in the office, the immediate boss is the head clerk or the superintendent of the department. So everyone is working, it will satisfy the superintendent or the head clerk. Then it is still understood that he has satisfied my immediate. That is not very difficult. Questo è molto semplice da capire. Supponiamo che lavori in ufficio. Il capo immediato, ma anche il capo d'ufficio, il sovrintendente di quel dipartimento, allora tutti stanno lavorando. Se noi soddisfiamo con il nostro lavoro il sovrintendente o il procuratore, allora è da intendersi che noi abbiamo soddisfatto anche l'amministratore delegato. Non è molto difficile da capire. Il tuo capo immediato, il rappresentante di Krishna, deve essere soddisfatto. Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya. Your immediate boss, representative of Krishna, he is being satisfied. Jasa prasada, Bhagavata prasada. Jasa, therefore the guidance of spiritual master is required. Krishna comes in the form of spiritual master to guide. That is stated in the Chaitanya Charitamrita. Guru Krishna Kripa. Guru Krishna Kripa. The Guru Kripa. Pertanto è necessaria la guida del maestro spirituale. Krishna viene sotto forma di maestro spirituale per guidarci. Ciò è affermato nella Chaitanya Charitamrita. Guru Krishna Kripaya. Guru Krishna Kripaya. Marcia Guru is Marcia Krishna. So when both of them are satisfied, then our path is clear. Guru Krishna. Quindi Guru Kripa, la misericordia del Guru e misericordia di Krishna. Quindi quando entrambi saranno soddisfatti, il nostro percorso sarà chiaro. Not be part by fulfill of that means. Then our universal service is perfect. So you did not mark this statement in the Gurvastra. Guru Krishna Kripaya Paya Bhakti Lata Bija. Allora il nostro servizio devozionale sarà perfetto. Non hai notato questa affermazione nel Gurvastaka? Yes. Prabhupada chiede, no? Questa signora devota che ha fatto la domanda, ma non hai notato questa affermazione nel Gurvastaka? Sì, risponde. E Prabhupada dice, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi. Just like this moment was started only for the satisfaction of my spiritual. Proprio come questo movimento è stato avviato solo per la soddisfazione del mio maestro spirituale. He wanted, Io lo volevo. Chaitanya Mahaprabhu wanted that this moment should be spread all over the world.
Lui lo voleva, Chaitanya Mahaprabhu lo voleva, voleva che questo movimento si diffondesse in tutto il mondo. So, in order, many of my godbrothers, and these are in the order, he wanted. He sent some of my godbrothers to the foreign country to explain that in Samarkand he was not very successful because of order. Ah, e così, siccome mio maestro spirituale lo voleva, perché Chaitanya Mahaprabhu lo voleva, allora lui ordinò a molti dei miei confratelli, lui desiderava, non è che lo ordinava, e lui lo voleva proprio, che si diffondesse in tutto il mondo. Allora ha inviato alcuni dei miei confratelli all'estero per diffonderlo questo movimento, ma in un modo o nell'altro non hanno avuto molto successo, e così li ha richiamati indietro. E così ho pensato, vabbè, fammi provare, va, in vecchiaia. Fammi fare un tentativo. So, the only desire was to satisfy the desire of the spiritual master. So he here helped, now he's coming to. Quindi l'unico desiderio era soddisfare il desiderio del maestro spirituale. E lui mi sta aiutando, mi ha aiutato. Sta avendo successo. If we actually sincerely work under the direction of the spiritual master, that is satisfactory. Se lavoriamo sinceramente sotto la direzione del maestro spirituale, questa è la soddisfazione di Krishna e Krishna vi aiuterà in ogni modo. You should yet understand things. So your question and answer, or any doubt you can, that's all right. Krishna, you have the last answer, you have some Gita. Qualche altra domanda? Dovresti capirle bene queste cose. Allora, la tua domanda ha avuto una risposta? Se hai altri dubbi, puoi. Va bene? Quindi adesso finiamo? Quindi avrete adesso il Sankirtan, cioè canterete? Hare Krishna. Jai, Shila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Bhagavad Gita così com'è ki jai. Nite Gaur Premanande. Hari Haribo. Vediamo chi c'è su Facebook, salutiamo e andiamo. Intanto vi ricordo che questa sera ci incontreremo intorno alle 18:45 con il prosieguo del corso sulla Upadeshamrita. Hare Krishna Premamrita, Bhakti Emanuele, Bhakti Roni, Bhakti Naresandra, Kevala Bhakti Premamrita, c'è anche Vito, Bhakti Palmira, Irina. Fabio, Claudia Maria Teresa, Bhakti Valentina, Bhakti Claudio Maria Teresa, Bhakti Alessandro, Hare Krishna Devoti. Jai, buona giornata in coscienza di Krishna. Shila Prabhupada chi? Jai. Jai. Jai, Luigi, Laura, Luisa, Hare Krishna. Hare Krishna! A presto, allora. Hare Krishna, Piero Vittorio. Grazie, Noa, giusto? Noa. Hare Krishna. Presto. Krishna. Com'è? Mi vergogna. Vergogna, va bene, pure io. Mi vergogna, ma mi ha fatto una domanda mentre faceva colazione che mi ha lasciata un po' perpleta. La condivido con tutti perché è Sì. molto bella. Mi ha detto: ma mamma, aspetta, ma sono segnata da qualche parte. Ma Dio può entrare nella nostra mente? Certo. Siamo noi che gli teniamo la porta chiusa, noi dobbiamo aprirgliela e il modo per aprirgliela è Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Questo mantra significa, per favore Krishna, entra nella mia mente e controllala, mantra, manas, no? Controllala, liberala da tutto ciò che mi impedisce di servirti con amore. Certo che si può fare,
Ottima domanda, Noah. Fantastica. Grazie. Hare Krishna. Hare Krishna a Hare tutti. Krishna, Luisa, Arrivo. Chiara, Laura, Piero, Vittoria. Hare Krishna. Buona giornata. Grazie a voi. Srila Prabhupada ki jai. Jai. A più tardi.